Benvenuti all'appuntamento con Blister. Oggi è con noi Paolo Caneva. Paolo, che cos'è per te oggi la musicoterapia? Grazie per questa domanda impegnativa, cercherò di essere sintetico. Ovviamente parlo del mio punto di vista. L'ascoltatore potrà recuperare fonti che sottolineano, soffermano, descrivono altri aspetti di questa disciplina fantastica e molto articolata. Io racconto il mio pezzettino. Oggi sono arrivato a confezionare quella che per me è una definizione abbastanza aderente a quello che sento, a quello che faccio nel mio lavoro e a quello che sento vibrare con il mio stile. Per me musicoterapia è creare delle opportunità di coinvolgimento funzionale e adatto alle potenzialità delle persone che con me stanno facendo quel momento, quell'incontro, e per far sì che queste persone a modo loro possano prendere parte all'atto musicale che insieme si sta creando. Come dire, una facilitazione all'entrare in un momento di condivisione dell'evento sonoro musicale, dove tutti, sia l'esperto che i partecipanti, hanno il loro spazio, che non per tutti è lo stesso, quindi ognuno parteciperà per quello che può. Faccio un esempio: siamo in un gruppo, ci sono persone che magari hanno delle diverse abilità, che possono o non possono usare degli arti, piuttosto che la voce, piuttosto che il movimento. La mia responsabilità è di creare un momento musicale dove tutte queste persone agiscono, partecipano, creano quel prodotto sonoro finale in base a quello che sono in grado di fare. Quindi la persona che è in grado di muovere un braccio avrà uno strumento a percussione, per esempio, dove potrà tenere un battente e battere sul tamburo. La persona che non può muovere il braccio, ma magari può vocalizzare, usare la voce, verrà coinvolta per quanto riguarda l'aspetto vocale. La persona che magari non può usare la voce, ma è in grado di muoversi nello spazio, può, per esempio, essere coinvolta in un aspetto, una componente rappresentativa dell'evento musicale che si sta eseguendo in quel momento in modo estemporaneo, creando una micro coreografia o dei movimenti molto semplici. Quindi, riassumendo, l'intento che a me muove ogni volta che faccio un evento di musicoterapia è adattare una proposta musicale creativa in parte con degli spazi di improvvisazione, ma con una cornice sonora armonica ben precisa di cui mi assumo la responsabilità. Quindi io mi occupo di fare una cornice dove viene preservata la componente estetica, e permetto alle persone che stanno partecipando all'evento insieme con me di essere componenti di quella realizzazione anche se non hanno competenze musicali. Quindi non è necessario che la persona sia musicista o con delle acquisizioni tecniche pregresse, ma può partecipare liberamente. Perché tutto questo? Cioè, che senso ha portare, difendere, sostenere questo modello di musicoterapia, che è uno dei tanti all'interno del pianeta musicoterapico internazionale? Perché per me l'impegno a favorire l'inserimento, l'inclusione nel tessuto sociale del territorio dove io lavoro è di fondamentale importanza, e creare questi eventi che hanno anche una componente performativa, quindi un momento in cui la gente suona, esegue, crea questi prodotti musicali dal vivo per qualcun altro, per un pubblico che li ascolta, questa visione della musicoterapia, dal mio punto di vista, è sicuramente facilitante rispetto ad altre visioni. Mi viene da pensare, per far capire meglio forse alle persone, che spesso musicoterapia viene pensata come un'attività fatta all'interno di una stanza, nell'isolamento, dai disturbi esterni, evitando di disturbare le persone che sono fuori da questa stanza, con caratteristiche, dinamiche, stili molto vicini a quelle che noi conosciamo essere le psicoterapie, quindi un aspetto di attesa, di facilitazione all'espressione di contenuti verbali, simbolici,
Nel mio caso mi muovo rispettando assolutamente queste tecniche, ma preferendo, sentendo più aderente, più vicino alla mia realtà di musicista, perché io mi ritengo un musicista che si sposta e ha come contesto lavorativo il contesto del disagio, della difficoltà, della non fluidità di alcuni processi comunicativi. Non mi penso come un terapeuta che in qualche modo usa la musica, cioè mi sento molto musicante se non musicista, e difendo questo aspetto che secondo me porta con sé anche la bellezza, l'esteticità, la piacevolezza di sentire che quello che stiamo creando rientra nella dimensione appunto del bello. Sono fortemente convinto che questa dimensione del bello abbia una valenza molto grande, alta, importante rispetto al benessere di una persona, al suo equilibrio, al suo sentirsi adeguato alle aspettative di una società che spesso magari va a mettere paletti, discriminazioni, esclusioni, oppure strategie stigmatiche che isolano le persone dal loro territorio sociale. Potrebbe avere un nome questo? Allora, c'è un modello? C'è un modello che in Italia credo sia poco più che sconosciuto, forse leggermente conosciuto, che è il modello di musicoterapia musicocentrata. Quindi una musicoterapia che già nella sua etichetta definitoria dichiara esplicitamente che il suo focus è la musica. Quindi la musica non è soltanto il mezzo con cui io posso ottenere dei risultati che non sono musicali. Faccio un esempio. Spesso nella musicoterapia, nel modello più diciamo, noto di musicoterapia, gli operatori usano la musica per far sì che queste persone magari vengano facilitate nel movimento, vengano facilitate nell'eloquio, vengano facilitate nell'espressione dei contenuti interni. Anche nella musicoterapia musicocentrata è così. Ma questo, che nella musicoterapia tradizionale è l'obiettivo principale, nella musicoterapia musicocentrata questo è un effetto, un piacevolissimo effetto secondario. Quello che muove la musicoterapia musicocentrata è considerare la musica non solo come un mezzo, una tecnica per fare qualcosa, ma anche il percorso stesso che vede la persona evolversi. Tradotto, se io sto lavorando con delle persone in un che all'inizio, quando io comincio a suonare, faccio la mia prima esperienza di facilitazione, non riescono ad andare a tempo, non hanno il controllo della dinamica, quindi suonano sempre molto forte, non hanno la capacità di giocare i ruoli che il prodotto musicale prevede, quindi l'attesa, la risposta, il solista, il coro, il tutti e così via. Io mi preoccupo, lavoro perché queste persone nella musica trovino una forma. Quindi per me, se un partecipante del gruppo che all'inizio non ha la capacità di stare al ritmo, lavoro sul ritmo perché sono fortemente convinto che l'obiettivo primario è che quella persona vada al ritmo. Che poi l'andare al ritmo, imparare ad andare al ritmo, porti con sé come conseguenza il fatto che quella persona migliora l'autocontrollo, impara il coordinamento, gestisce la progettazione del movimento in modo più coerente di come faceva prima. Questo a me va bene, ma non è il mio obiettivo primario. Il mio obiettivo primario è che quella persona impari a stare nella cornice musicale ascoltando e cercando la sua aderenza a una forma che la musica dà, che la musica propone. Quindi questo fa pensare che la musicoterapia cosiddetta adesso in questa definizione che tu ci hai dato, che è anche forse attuale rispetto anche al passato, quindi significa che a tutti farebbe bene fare musicoterapia? Farebbe bene a chi? Allora, c'è un pensiero universale che ci fa pensare, che condividiamo tutti, una specie di verità acquisita, per cui noi pensiamo che la musica è così bella, un'esperienza così meravigliosa che tutti ne possono godere, usufruire e che tutti possono ricavarne beneficio.
Io non sto contestando questa cosa, nel senso che riconosco che la musica è trasversale a situazioni personali, soggettive, culturali, però è anche vero che nella mia esperienza ho incontrato persone che hanno un approccio più veloce a questa esperienza e che magari qualcun altro può trovare il suo vero ambito di espressione privilegiato in altre arti o in altre attività, che poi io possa coinvolgere comunque tutti, differenziando la proposta, arricchendo il mio fare della diversità che un gruppo, diciamo, eterogeneo può offrirmi, che è un po' uno dei discorsi che abbiamo tante volte fatto insieme, mi trova d'accordo. Mi trova un po' meno d'accordo quella pratica che secondo me alcune volte accade nella musicoterapia anche in Italia, dove un professionista va in una struttura e il dirigente o la dirigenza di questa struttura non si preoccupa di discutere insieme l'opportunità, l'idoneità della partecipazione a un gruppo di musicoterapia di una persona piuttosto che di un'altra, e quindi il musicoterapeuta a volte si trova con persone che funzionalmente hanno delle difficoltà importanti a poter accedere in modo pieno all'esperienza che il musicoterapeuta può offrire. E quindi in questo senso possiamo parlare anche se sono affinate, vengono utilizzate delle tecniche specifiche, dei metodi, degli interventi? Sì. Come e cosa? Sicuramente ci sono delle differenze importanti tra il modello di musicoterapia classico che va per la maggiore tutt'oggi in Italia e questo modello che invece è un po' più nuovo, un po' meno conosciuto, della musicoterapia musicocentrata, perché questi due modelli richiedono delle competenze alla fonte dell'operatore. Mi spiego meglio. Per fare la musicoterapia musicocentrata, quella dove io mi sento, come ho detto all'inizio, più a mio agio, sono richieste delle competenze altamente specialistiche nell'ambito della musica, ma ci tengo immediatamente a sottolineare che questo non significa che allora soltanto il virtuoso, il grande musicista, il grande esecutore può accedere a questo modello di musicoterapia e conseguentemente alle tecniche che vengono usate in musicoterapia musicocentrata, perché come sempre noi dobbiamo essere in grado di valutare di volta in volta, in base al contesto in cui lavoriamo, in base alle persone con cui lavoriamo, quali sono le cose che diventano facilitanti e non inibenti. Faccio un esempio: se io sono un virtuoso in uno strumento, mi vanto di questo, vado in musicoterapia e comincio a dare sfoggio della mia bravura con uno strumento piuttosto che un altro, disinteressandomi completamente di un partecipante o facendo sentire quel partecipante ancora più escluso perché mi vede come un modello irraggiungibile, invece che fare del bene, peggioro la situazione. Se invece io so che ho un bagaglio di competenze musicali e in base alle necessità me le gioco quando ne vedo l'opportunità, penso che questo approccio di musicoterapia con le sue tecniche e quindi anche con la competenza dell'operatore abbia più chance di efficacia, ecco, stiamo così moderati, rispetto alle competenze che tendenzialmente vengono richieste all'operatore di musicoterapia in quello che con un termine internazionale viene chiamato il consensus model, cioè il modello di musicoterapia che normalmente viene inteso. Anche in letteratura, che è una letteratura al momento semplicemente soltanto in lingua inglese, quando si parla di musicoterapia musicocentrata continuamente si fa riferimento a questo consensus model, cioè alle differenze che ci sono tra questi due approcci a questa disciplina. Quindi un consensus model dove si tende, anche se non esplicitamente, a prendere dei modelli che vengono dalle psicoterapie, e invece una musicoterapia musicocentrata che prova a vedere nella musica un contesto che è sia tecnica ma anche obiettivo e nello stesso tempo, anche se con molta difficoltà, ambiente, cornice epistemologica per provare a dare un senso a quello che viene fatto. Possiamo quindi anche chiedere in questa luce, in questo riferimento ormai epistemologico alla base, quindi anche di un pensiero, di una corrente, di un lavoro operativo,
possiamo parlare di risultati? È corretto chiederci anche, ma allora questo porta dei risultati, porta un benessere, porta delle competenze? Dove, in quale sfera quindi si interviene? Parto dall'ultimo pezzettino della tua domanda, cioè il dove e in quale sfera si interviene. Poi torno anche ai risultati, non voglio evitare la domanda specifica. Credo che il prototipo ideale della musicoterapia musicocentrata sia il territorio. Non a caso in molti studi viene collegata la musicoterapia musicocentrata alla musicoterapia contesto centrata, nel senso che sono molto interconnesse tra loro. Il musicoterapeuta che usa la musicoterapia musicocentrata e contesto centrata spesso è il cosiddetto musicoterapeuta di comunità, il community music therapist, e questo è un termine traslato dall'inglese, ma vorrebbe dire un musicoterapeuta che agisce sul territorio, agisce con i servizi sociali del comune, agisce con la banda del paese, agisce con il coro del paese, agisce con la corale che magari c'è nella chiesa del paese, cioè trova intersezioni, contaminazioni tra le realtà esistenti nel territorio che si occupano di musica e prova a sensibilizzare queste realtà ad accettare collaborazioni, progetti che in qualche modo hanno come obiettivo quello di inserire la persona con diverse abilità all'interno di queste realtà già esistenti nel territorio. C'è un esempio famosissimo che viene raccontato nella letteratura di questa specifica fetta di musicoterapia, che racconta di come un musicoterapeuta comincia a fare un progetto con due ragazzi down nel suo territorio e usa come luogo per fare musicoterapia casualmente la stanza dove si raduna normalmente la banda del paese per fare le prove. Questi due ragazzi entrano in questa stanza e ammirano le foto che ci sono nella stanza dell'organico appunto della banda ripreso in alcuni momenti, in alcune feste del paese, e rimangono affascinati nel vedere tutti questi ottoni luccicanti, queste persone che sfilano, che sono state fotografate, e chiedono immediatamente al musicoterapeuta: ma anche noi potremmo fare quella cosa lì un giorno? Questa domanda ha scatenato una tempesta di dubbi nella mente di quel musicoterapeuta che era stato formato come tutti noi, perché anch'io nella mia generazione sono figlio del consensus mode, cioè di questo modello di musicoterapia che vede invece meno favorevolmente questa facilitazione dell'integrazione con realtà del territorio, ma preferisce appunto pensare i setting di musicoterapia, usa addirittura termini come setting che provengono da altre discipline, i setting di musicoterapia più protetto, privato. E questo stesso musicoterapeuta pian piano trasforma il suo pensiero mentre lavora con questi due ragazzi down e comincia a prendere contatti appunto con il direttore della banda del paese, cominciano a preparare l'ipotesi di un inserimento progressivo, ovviamente facilitato, ovviamente funzionale in base alle competenze di questi ragazzi che potevano immaginare di poter imparare a suonare il clarinetto con tutte le difficoltà, ma potevano per esempio tranquillamente preoccuparsi dell'aspetto percussivo, della gran cassa. E il successo di questo progetto non è stato verificato con protocolli quantitativi, numerici, facendo studi di ricerca randomizzati, controllati, eccetera, 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 che intendiamoci, non li sto demonizzando, anzi sono importantissimi. Ma in quel caso il risultato è stato testimoniato dalla festa del patrono del paese che ha visto sfilare la banda di quel paese, e dentro a quella banda c'erano questi due ragazzi che suonavano entrambi, uno rullante e uno la gran cassa. Ecco, secondo me, per me, parlo sempre ovviamente, riduco il tutto alla mia visione della musicoterapia, questo è quello che voglio continuare a fare nella mia vita, molto semplicemente. Questo è quello che mi anima, mi appassiona, usiamo pure il termine mi eccita nel senso del voler fare, e che ho trovato essere aderente a me e che continuo a provare a divulgare in tutte le occasioni che mi sono date, perché, ripeto, è una voce abbastanza isolata quella che state sentendo adesso, non isolata perché, come dire,
per esempio voi stessi che state portando avanti questo bellissimo progetto di musicoterapia orchestrale con l'ologramma. Ecco, io credo che questi esperimenti, questi tentativi, che nel vostro caso non è più un esperimento ma una realtà ben assodata, siano l'esempio concreto che in Italia piano piano dovrebbe passare, senza voler sostituire l'altro, ma almeno che gli venga riconosciuta la dignità di esistenza, perché oggi purtroppo non è così. Sembra che musicoterapia sia appunto solo quello che appartiene a un determinato modello, e tutto quello che vede il coinvolgimento del territorio, l'aspetto performativo, l'inserimento inclusivo, visto anche all'opposto, perché io sono convinto che tutti gli sforzi inclusivi che noi stiamo cercando di fare siano importantissimi per le persone che accolgono, cioè per le persone che accettano al loro interno di trasformare il loro paradigma, il loro suonare tutto giusto, tutto, e che dicono: aspetta che proviamo a vedere se riusciamo a facilitare, se possiamo a integrare, se possiamo semplificare, rispettando la bellezza, la forma, l'ordine che la musica ha, che secondo me rimane fondamentale, ma che accettano anche questo spostarsi. Secondo me un musicista che, grazie all'inserimento di una persona diversamente abile, si trova coinvolto in un processo trasformativo della sua competenza altamente tecnica, per provare a trovare un compromesso tra un'abilità che non è quella del musicista alfabetizzato e performante, come immaginiamo essere un musicista di un conservatorio o un jazzista, fa un lavoro su di sé che è sanante per lui musicista, prima che essere un'opportunità per la persona con una diversa abilità. Quindi è quello che noi ci dimentichiamo: queste persone ci offrono delle opportunità, ma le offrono a noi. Quello che noi facciamo per loro è una minima parte rispetto a quello che loro regalano a noi come opportunità di trasformarci, di allargarci, di provare a stare su un confine in cui la diversa abilità e quella che chiamiamo normalità si parlano e trovano una fetta sovrapponibile che diventa, secondo me, il territorio del benessere. Perché in molta normalità c'è così tanta rigidità che diventa sofferenza, diventa malattia. Questo non lo so poi se sono riuscito a spiegarmi, perché poi molto mi appassiona. Mi fa pensare proprio a un po' la definizione che a volte mi piace dare in maniera quasi da slogan: la musica per l'inclusione. Assolutamente. In quello che stai un po' dicendo, no? Dove attivare, quantomeno avvicinarsi a questo progetto e a questo percorso e a questo processo che dovrebbe portarci verso un'inclusività, dove non sono le persone che si devono adattare, ma del loro adattamento, alle loro risorse, partiamo per fare un processo di insieme. Lo condivido al 100%. Musicale. C'è un altro pezzettino che mi viene attivato da questa riflessione. Io credo che quella che oggi chiamiamo musicoterapia musicocentrata ha anche un'altra responsabilità. Almeno io penso così, che è quella di recuperare per i musicisti professionisti un aspetto che abbiamo dimenticato. Cioè, il musicista professionista è così da qualche centinaio d'anni, ma non è sempre stato così. Noi ci siamo dimenticati che il musicista aveva una funzione sociale fondamentale. Poi c'è stato un momento storico di spartiacque drastico per cui il musicista ha cominciato ad allontanarsi sempre di più dalle persone, si è sempre finito sempre di più su un palcoscenico, le persone che ascoltavano sempre di più su una platea, e si è creato un baratro, e siamo fermi lì, siamo fermi in una patologia del musicista che ha dimenticato quello che era prima. Io credo che la musicoterapia musicocentrata potrebbe essere un'opportunità, al di là delle persone diversamente abili, anche per i musicisti che si sono un po' incancreniti in una posizione performativa dimentica di quello che erano prima, possano recuperare questo ruolo sociale, questo ruolo vitalizzante del territorio e di occasione di inclusione. Secondo me qualcosa sta cambiando, perché ci sono sempre più musicisti che stanno piano piano facendo questo, quindi credo che i tempi siano maturi perché questo accada. Ci vorrà
ovviamente un po' di tempo, non sarà un cambio immediato, ma una delle responsabilità che io sento forte come musicoterapeuta, musico centrato, è di provare anche a fare leva nel mondo dei musicisti professionisti, perché recuperino questa dimensione che secondo me è sana per loro. Ecco. Per concludere, Paolo, tu sei autore di un testo, credo, molto significativo, molto importante, che ha il titolo Songwriting, che parliamo di una tecnica, quindi anche di un intervento. E mi sollecita anche rispetto alle considerazioni che abbiamo fatto, perché lì parliamo di musica, ma parliamo anche di parola, di testo, quindi certo, musica e parole. Quindi ti chiedo di cosa consiste questo metodo e questa connessione che mi sembra molto sintonica e molto armonica a quello di cui abbiamo riflettuto insieme. Allora, il songwriting in sé è una tecnica che esiste anche senza la musicoterapia, nel senso che qualsiasi cantautore che scrive, compone testo e musica per se stesso fa appunto scrittura di canzoni, songwriting. Quello che io ho fatto in questo testo è provare a vedere come adattare, manipolare, ricollocare questa tecnica, che non è una tecnica di musicoterapia, all'interno di un contesto musicoterapico. Quindi mi sono chiesto, anzi sono anche arrivato ad illustrare, avendomi dato una risposta affermativa, come il songwriting possa diventare una tecnica da usare in musicoterapia. Qui il discorso si fa un po' ampio, ma provo a riassumerlo molto, perché ci sono due macro categorie: le canzoni che il musicoterapeuta lui compone in prima persona per un utente di musicoterapia, e queste canzoni vengono fatte appunto solo dal musicoterapeuta, ispirandosi al soggetto con cui lavora, e che richiedono, hanno un loro senso d'esistere, hanno una tradizione abbastanza lunga nella storia della musicoterapia, perché questa non l'ho inventata io, Nordhofer, Robbins, La Holding, ci sono un sacco di personaggi storici che nelle loro incontri di musicoterapia compongono delle canzoni per i loro utenti. Addirittura negli Stati Uniti ci sono delle collane editoriali di partiture che, se uno non ha una capacità creativa ma ha bisogno di una canzone per uno specifico contesto di musicoterapia, la può recuperare e trovare. Poi quello che mi appassiona di più è invece l'altro aspetto del songwriting, cioè la facilitazione che noi possiamo mettere in atto per comporre insieme con le persone che partecipano all'attività di musicoterapia una canzone. Ovvio che questo secondo aspetto non può essere fatto con tutte le utenze possibili che la musicoterapia incrocia nel suo essere, perché ci sono delle persone che possono parlare, capiscono le consegne, possono collaborare per esempio all'aspetto testuale, altre persone che invece magari non sono in grado di collaborare a quel livello. Ma io continuo a pensare che la tecnica del songwriting sia una tecnica che ci permette di essere massimamente inclusivi. Mi spiego. Io posso, con una persona che è in grado di contribuire con me, per esempio nella stesura del testo, collaborare, scegliere un argomento, provare prima a scriverlo in prosa, poi trovare una forma metrica che dà una cornice con gli accenti, le pulsazioni e con la rima, poi provare a proporre della musica, trovare chi canta, chi fa il coro, chi fa il solista, ma tutto questo non mi preclude di inserire in questo processo anche le persone che invece non hanno competenze funzionali per entrare in questo processo, ma per esempio possono creare la locandina o la copertina del CD. Magari hanno un'abilità grafico-pittorica che può essere attivata in collaborazione magari con un artista, con un arte terapeuta che fa lo stesso percorso, ma nello stesso modo qualcuno può essere in grado, ovviamente adeguatamente facilitato, di seguire l'aspetto della registrazione. Quindi spesso persone con diverse abilità sono competentissime con la tecnologia, molto più di noi, no? A me è capitato tante volte di vedere ragazzi con cui non riesce a lavorare, non fare nulla, ma poi appena gli dai in mano un iPad dimostrano competenze importanti. Allora, saper coinvolgere persone con abilità diverse in un progetto complesso come quello della costruzione di una canzone, dell'esecuzione di una canzone, della registrazione di una canzone, dal mio punto di vista è una tecnica che ci dà uno spazio tale per cui possiamo davvero essere massimamente inclusivi. In questo la parola creatività, hai usato la parola, se qualcuno non è creativo, allora mi è venuto subito da pensare,
la creatività in tutto questo che gioco ha sia nell'operatore. Ecco, stavo giusto per come... Allora, io ovviamente in questo momento vorrei focalizzarmi sulla creatività come componente essenziale, dal mio punto di vista, per chi decide di fare questo mestiere. Sono assolutamente convinto che la creatività non sia qualcosa che uno ha per dono divino o caduta dal cielo, ma sia una competenza che si può sviluppare tantissimo. Credo che tutti gli esseri umani hanno una riserva nascosta di creatività che per vari motivi o usano molto, o usano poco, o non usano affatto. Chi decide di fare questo mestiere, da sempre dal mio punto di vista, ha bisogno di scoperchiare la sua riserva di creatività. Perché questo mestiere si crea nel qui ed ora. È vero che abbiamo delle tecniche, abbiamo dei progetti, abbiamo degli indirizzi, abbiamo degli obiettivi. È tutto vero e non voglio sminuire questo aspetto, ma non possiamo dimenticare che ci viene chiesta una flessibilità altissima, estrema, direi quasi esasperata, perché quando la gente ci chiama per fare musica, ci chiede di fare un progetto, in verità non sa bene quello che ci sta chiedendo. Siamo noi che poi dobbiamo provare a chiarire le idee al committente e dirgli quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. E mentre costruiamo insieme un work in progress continuo, lì, se non abbiamo questa capacità creativa e adattativa, direi, cioè funzionale alla veloce riformulazione sia del progetto ma anche della tecnica o del micro obiettivo che in quell'incontro ci eravamo prefissi, tendenzialmente corriamo il rischio di cadere in un flop terribile. Come svilupparla questa creatività? Credo che la responsabilità dei contesti formativi sia proprio quella, preoccuparci che l'allievo, quando esce dalla porta della scuola, abbia trovato la fiducia, il coraggio e la curiosità di aprire questa sua riserva di creatività. E io sono convinto che la modalità più semplice per un docente sia trasmettere un entusiasmo, perché l'entusiasmo tranquillizza, dà fiducia. Cioè, vedere una persona che ti racconta della sua esperienza con partecipazione, aderenza, che c'è, insomma, percepisci che c'è, non ti dà così la tecnica, ma ti dice: guarda che ti conviene aprirla quella riserva di creatività. Se lo fai, tutto diventa più facile. Ovviamente poi tutto è un percorso, perché niente si guadagna facilmente, percorso che dura tutta la vita e che forse la cosa più importante deve prevedere anche l'accettazione. Noi non possiamo essere quello che vorremmo essere, mossi da esempi importanti. Noi dobbiamo accettare di essere quello che possiamo essere in ogni fase della nostra vita. Sempre tornando all'aspetto didattico, credo che spesso l'allievo di musicoterapia tende a volare con la fantasia immediatamente a un risultato finale, a un modello, a un professionista che vede e impatta nella sua carriera formativa di studente, e magari non accetta quello che quel momento è in grado di produrre, di fare, e il suo livello di creatività, mentre la vita ci insegna che noi possiamo solo e soltanto essere massimamente aderenti a quello che in questo esatto momento siamo. Più di questo non possiamo fare, ci conviene farlo nel miglior modo possibile, visto che questa è l'unica chance che abbiamo. Direi che ci conviene giocarcela così. Grazie Paolo, grazie Roberto, grazie a voi, e al prossimo appuntamento con Blister.